C'è una grande lezione sul benessere, sulla vera serenità che possiamo apprendere dai nostri giochi da bambini. Perché attento, noi continuiamo a giocare anche da adulti, ma i giochi che giochiamo da adulti producono spesso una grande sofferenza in noi e negli altri, tutti giocatori inconsapevoli. Oggi voglio spiegarti proprio questo, la teoria dei giochi. Esistono sostanzialmente due tipi di giochi. Se tu vedi i bambini giocare lo capisci subito. Esistono i cosiddetti giochi a somma zero e i giochi diversi da quelli a somma zero. Che cosa sono? I giochi a somma zero sono quelli in cui se io vinco l'altro perde e la somma sarà esattamente zero. Prendi la maggior parte dei giochi che giochiamo, ma prendi per esempio una scommessa. Se diciamo scommettiamo 5 euro che avviene quell'evento, io dico sì, tu dici no. Se io vinco vado a più 5, tu vai a meno 5, la somma sarà 0. Questi giochi sono i giochi di potere, i giochi in cui se uno vince l'altro perde. Questo gioco lo giochiamo ogni volta che vogliamo aver ragione sull'altro. Questo gioco lo giochiamo ogni volta che anche con le persone a cui più vogliamo bene perdiamo le staffe perché sentiamo di dover dimostrare che noi abbiamo vinto e loro hanno perso. Questi sono i giochi più pericolosi, sono i giochi che esprimono la nostra volontà di sopraffare l'altro. Eppure lo impariamo da bambino. Ci sono però altri giochi che sono diversi da quelli a somma zero. Prova a vedere i bambini quando giocano a girotondo, oppure i bambini quando giocano a saltare tenendosi per mano, quando giocano a tutti quei giochi in cui nessuno vince, nessuno perde, ma riflettici adesso, tutti si divertono, uguale, tutti stanno bene. Il concetto è chiaro. Ora puoi portare questa riflessione nel tuo quotidiano e vedere quante volte, quanto tempo passi nei giochi a somma zero, torto, ragione, giusto, sbagliato, io valgo, tu meno, io parlo, tu stai zitto. E quanto tempo invece giochiamo a avere relazioni sane, relazioni in cui non devo dimostrare, non voglio aver potere, ma voglio che stiamo bene entrambi. E se siamo in 10, voglio che stiamo bene in 10. Riflettici e prendi nota di quanto giochi a somma zero, quanto giochi al benessere. Ok, spero che questa riflessione ti sia utile. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!